Giovani, meno giovani, disabili e atleti non più di primo pelo. Sono tra i protagonisti, oltre ai grandi nomi dell'atletica mondiale, dell'edizione 2013 del meeting di Assindustria Sport allo Stadio Euganeo di Padova, in programma domenica 1 settembre, ma che comincia a vivere di eventi collaterali già venerdì 30 agosto. Ingresso gratuito all'Euganeo per seguire alcune ore di grande livello sulla pista dell'impianto Veneto, per un appuntamento che ogni anno non manca di riservare straordinarie sorprese. E qualche settimana dopo i mondiali di Mosca arrivano alcuni dei protagonisti di quella straordinaria kermesse: Will Clay, specialista del salto in lungo e triplo, la sprinter giamaicana Aline Bailey e la staffettista russa Rizkova, sfidata dall'azzurra Libania Grenot, soltanto per citare alcuni nomi di spicco, tra cui emerge ancora una volta Félix Sánchez, atleta dominicano olimpico a Londra nei 400 ostacoli, dopo aver dominato la specialità dal 2001 al 2004 e affezionato alla città del santo a cui deve una sorta di rinascita nel lontano 2006, perciò le sue parole sono quelle di un vero e proprio amico. Padova è una città abbastanza piccola, non pensavo di aspettarmi un meeting così caldo. Poi alla fine la cosa che conta di più, a prescindere da quanto grande, dallo stadio olimpico o lo stadio più piccolo, è proprio la risposta che ti dà il pubblico, e le altre volte è riuscito a darmi uno slancio in più e spero che lo faccia anche domenica. Il meeting di Padova è anche la vittoria di una città, come conferma il responsabile di Assindustria Sport, la società di Confindustria Euganea a cui si deve l'organizzazione dell'evento, che sottolinea la partecipazione delle realtà istituzionali e dei tanti sponsor che hanno consentito di coprire le ragguardevoli spese, consentendo agli appassionati di fruire comodamente di uno spettacolo assolutamente unico. Tutti devono dare il loro contributo, sicuramente la società organizzatrice Assindustria Sport, che fa capo a Confindustria, ma tutta la città, della Camera di Commercio, al Comune, alla Provincia, agli sponsor, agli stessi organizzatori. Purtroppo è uno sforzo di tutti, ma in momenti di crisi io penso che la crisi si vinca con nuove idee e si vinca anche sentendosi tutti quanti parte di un team, di una squadra, e dando ognuno il proprio contributo.